vita da solo nel futuro! Ehi, Shizuka, vieni con me in piscina! Purtroppo non posso, perché devo andare con la mia famiglia a Hokkaido. Che peccato! Io alla Hawaii andrò in queste meravigliose isole! Uffo! Io ho avuto un colpo di fortuna alla lotteria e ho vinto un viaggio a Guam! Non è giusto, tutti vanno al mare o in montagna. La mia è l'unica famiglia che non si sposta mai. Quando tornano dovrò ascoltarli mentre si vantano delle loro vacanze e servirmi i loro racconti barbosi. Ho un'idea! Perché non ci ho pensato prima? Chiederò a Doraemon di portarmi da qualche parte! Ehi, Doraemon, aspettami! Senti, mi porteresti in qualche posto strepitoso dove nessuno è mai stato? Sono sicura che mi farai visitare un posto nuovo e spettacolare! Adesso non ho tempo da perdere! Devo andare! Sento che è successo qualcosa di terribile! Dove vai così di fretta? Devo tornare nel futuro! Aspettami! Dove corri? In fondo ti ho chiesto solo di portarmi da qualche parte! Su, prendi questo! Adesso puoi andare ovunque tu voglia! Ehi, Doraemon! Come mai aveva tutta quella fretta? Deve essere accaduto qualcosa di grave nel futuro. Spero che non siano entrati i ladri in casa di Sewashi. Magari è un falso allarme e alla fine si sta preoccupando per niente. E se fosse scoppiato un incendio? Forse è l'ultimo giorno per il genere umano? Spero vivamente di no! Che farvi da immaginazione! Ho visto troppi film! Idea! Vado a vedere con la cintura del tempo! So anche usare la macchina del tempo, così già che ci sono mi accerto che Doraemon stia bene, sono proprio intelligente! Prendo subito dal cassetto l'indirizzo del quale ho bisogno. Strada Sosukigara 2125 Nerima, Tokyo. Farò visita al mio discendente Sewashi! Hokkaido e le Hawaii non possono competere con il futuro. Avrò un sacco di cose di cui vantarmi. Questa volta le vacanze più belle le faccio io. Ah, sono arrivato. E vai! Ho paura dei posti alti, soffro di vertigini, sono terrorizzata. Caspita, quello è un UFO! Ah. Ehi, aiuta! Venite a prendermi! Rallenta! Ah. Ehi, ma dove vai? Torna qua! Che succede? All'improvviso sto andando più piano! Che cosa strana! Sono precipitato da un posto altissimo e non mi sono fatto nemmeno un graffio! Devono esserci state delle misure di sicurezza che mi hanno permesso di atterrare sano e salvo! I prodigi del XXI secolo! È inspiegabilmente deserto! Niente auto, niente persone, ma che razza di posto è mai questo? Ehi, c'è nessuno! Devo chiedere l'indirizzo a qualcuno. Benvenuto! Cerco un indirizzo, puoi aiutarmi? Non c'è problema, chiedi pure. Dove si trova strada Sosukigara 2125 Nerima? Chiedi pure. Vorrei sapere come faccio ad arrivarci. Se non lo sai tu, lascia che ti guidi io. Ma che stai facendo? Ehi, la vuoi smettere? Grazie mille! Arrivederci! È un posto veramente strano. Chissà se questi vestiti dovrò pagarli. Comunque mi piacerebbe almeno vedere Doraemon. Deve essere qui, da qualche parte. Ma dove? È permesso? Posso fare una domanda? Prego! C'è qualcuno che abita qui dentro a cui posso rivolgermi? Ci abito io, il computer. Quello che ti sta parlando. Chiedi pure a me. Prego, da questa parte. Mm.
davvero squisito, ma che città deserta! Probabilmente a Tokyo le persone sono sparite nel 22° secolo. No, non è possibile. Ma non vorrei sbagliare, ma mi sembrano proprio degli UFO. E vai, allora la città non è deserta, c'è qualcuno finalmente! Che bello, l'umanità non si è estinta! Posso fare dei salti altissimi! Che forte, c'è un parco lassù! Oh, è tutto automatico! Oh, per me è da questa parte! Oh, oh. Sono UFO! Oh. Che paura! Per un pelo me la sono vista proprio brutta. Oh, caspita! Ma quelli erano alieni! È chiaro, sono venuti qui per attaccarci! Ora capisco perché non c'è più nessuno a Tokyo. Sono stati tutti eliminati dagli alieni. Ecco perché Doraemon era così agitato e andava di fretta. Chissà se ce l'ha fatta se Washi a mettersi in salvo. Devo trovarlo. Non c'è tempo da perdere. Spero che non sia troppo tardi. Caspiterina, ma sei tu, bisnonno! Sei Washi! Mi spieghi che cosa ci fai qui? Ah, come sono felice! Sono contentissimo che tu sia vivo! Io pensavo che ormai non ci fossero più tracce di esseri umani! In effetti questa è la dura realtà! Purtroppo, bisnonno, io sono l'unico ad essere sopravvissuto! E dai, non chiamarmi bisnonno, lo sai che mi metti a disagio. Gli UFO ci hanno attaccati all'improvviso, cogliendoci di sorpresa. È successo in un batter d'occhio. Quando gli umani sono stati colpiti dai loro potenti raggi, si sono disintegrati. Gli UFO sono atterrati in ogni parte del mondo. Solo noi due possiamo fare qualcosa. Tieni. Noi dobbiamo combattere fino alla fine. Tutto questo è assurdo. Non mi sembra possibile che sia arrivata la fine per l'intera umanità. Oh no, sono qui! Sei un combattente nato, bisnonno! Come te lo devo dire che non voglio che mi chiami bisnonno? Hai mancato l'UFO gigante! Non ti hanno preso, sei Washi. Sei tu, Jumbo? Eh sì, sono appena tornato da un viaggio sulla Luna. Sto bene, per fortuna neanche un graffio. È stato pazzesco vedere i crateri sulla Luna. Sì, me lo immagino. Che dire, a quanto pare sono tornati proprio tutti quanti. Ehi, un momento, ma quelli sembrano Shizuke e Suneo! Sono andata su Marte! E io invece sono stato sul Sole! Una vacanza davvero favolosa! Andiamo! Non ho nessuna voglia di sentire i loro stupidi racconti! Ehi, tu dove sei andato di bello, sei Washi? È meglio non fare domande imbarazzanti, poverino! Erano tutti in vacanza e non aveva nessuno con cui giocare. Così è andata a farsi una partita a un videogioco 3D, uno di quelli dove si spara. Era un videogioco? Giocare come abbiamo fatto noi è meglio di un videogioco. Uffa, siamo gli unici a rimanere a casa durante le vacanze. Non è giusto. Non abbassare mai la guardia, se no ci rimettono i tuoi discendenti. Ma sì, certo, sta tranquillo. Oh, chissà che fine ha fatto Doraemon. La cosa mi preoccupa un po'. Tu per caso sai dove Doraemon? Ma come, non lo sai? È andata a farsi dare una bella controllatina, bisnonno.
Non ti muovere, sta fermo. Mi fai scelletico. Si è andata a farsi sostituire gli ingranaggi consumati. Vediamo i riflessi. Mi hanno rimesso a nuovo, che bello. Adesso finalmente mi sento rinato. Sono felice per te. Che barba, non è ancora ritornato nessuno. Dimmi un po', Doraemon, tu ce l'hai quella cosa? Di che stai parlando? Ti copro io, comandante Nobita! Ottimo! Prendete! No? Oh! Dammi un 5, comandante! No!